Ci renderà più vicini e favorirà il turismo, perché chi viene a Sansepolcro ci viene 90% per Piero, la tappa successiva è Montecchio o viceversa, e quindi passare anche da Anghiari, che è una bella cittadina, penso sia un qualcosa che rende omaggio alla nostra Valtiberina. In bici da Sansepolcro a Montecchio sulle orme di Piero della Francesca. Entra così nel vivo, con la consegna dei lavori e il via ai cantieri, il progetto di realizzazione della ciclovia Vecchia Ferrovia Appennino Centrale. Unire Sansepolcro ad Anghiari e a Montecchio già di per sé è un tracciato di grande fascino, che sarà di grande richiamo non soltanto per le comunità locali che vorranno percorrere questo tracciato a piedi o in bicicletta, ma anche di grande richiamo turistico per poter assaporare attraverso la mobilità lenta questa bellissima parte di Toscana che è la Valtiberina. L'investimento totale di 600.000 euro, di cui 300.000 finanziati dalla Regione Toscana e 150 dall'Unione dei Comuni e dal altrettanti dai tre comuni interessati dal progetto. Con l'obiettivo naturalmente di trovare le ulteriori risorse per arrivare a circa 2 milioni di euro per il completamento della ciclovia. C'è però un valore strategico importante: la Valtiberina sarà cerniera, diciamo, per la strategia nazionale delle ciclopiste per quanto riguarda la Due Mari, dunque il collegamento fra Tirreno e Adriatico. E poi c'è l'elemento valoriale, c'è l'elemento paesaggistico, c'è l'elemento turistico. Il tracciato, che seguirà quello dell'ex ferrovia Arezzo-Fossato di Vico, partirà da Sansepolcro e andrà verso Anghiari sino alle ville di Montecchio, con capolinea la località di Bagnaia, per un totale di 18 chilometri. Le terre di Piero, oggi, una volta completata, possono essere percorse dai turisti, dai cicloamatori, da chiunque vuole, anche con questi mezzi, diciamo, chiamiamoli particolarmente slow, lenti, in cui il nostro territorio è molto adatto a questo turismo.